professor Coviello, in vista dell'università, dell'università Partenope, cerca di rendersi protagonista e quindi di coinvolgere i propri giovani. L'incontro di oggi mira proprio a questo. Sì, abbiamo chiesto ai relatori di oggi appunto di venire a testimoniare all'Università Partenope. L'Università Partenope però credo sia già un passo avanti, perché già con un bando apposito per 100 studenti universitari di scienze motorie ha reclutato appunto questi ragazzi che per 3 mesi si hanno impegnati. Invece oggi vogliamo fare qualcosa di più e di diverso. Chiediamo alla Regione Campania, quindi alla Generale che presiede il Comitato dei Volontariati per la Protezione Civile, di illustrare quali siano le possibilità per aderire alla Protezione Civile, quindi prestarsi anche all'università. In generale, in questo contesto, la protezione civile in che modo può sostenere i giovani e creare un link con l'università? Allora, una delle componenti più importanti della protezione civile è la componente volontariato. Quindi ci sono tanti cittadini che partecipano come volontari alla protezione civile e è stato lanciato questo bando per aderire come volontari. C'è stata una grande risposta da parte del volontariato, quindi noi stiamo proseguendo e credo che sia un'opportunità per i giovani, per i cittadini. E oggi tra i testimonial, sicuramente un testimonial d'eccezione. Patrizio Oliva, qual è il messaggio che si lancia ai ragazzi? Ma il mio compito proprio nell'organizzazione è quello di reclutare i volontari. E quindi noi stiamo facendo il giro attraverso le università, perché poi in effetti le universiadi sono le loro. Entrare nel tessuto organizzativo proprio attivamente, sicuramente per quegli studenti che hanno quell'indirizzo universitario di scienze turistiche, di marketing, di scienze della comunicazione, è un'occasione per poter poi trasformare il loro sapere nel saper fare. Per tutti i giovani che vorranno aderire al volontariato delle universiadi possono andare sul sito www.universiade2019napoli.it, andranno nella sezione volontari e potranno iscriversi, poi verranno contattati.